Ciao amici, oggi abbiamo fatto ravioli di spinaci, ricotta e spinaci, sempre qua da WSB Bologna. Guardate un po'. Benissimo, allora cominciamo subito a preparare il ripieno. Guarda, gli spinaci vogliono chiaramente lavati e cotti con la solo acqua che rimane dalla lavatura. Quindi li mettiamo dentro in una pentola. Sale, in questo caso lo metto fino perché non staranno su molto tempo, quindi fino, qualche minuto di fuoco. Spinaci cotti, leggermente strizzati, leggermente, non tanto, sai, non strizzatissimi perché anche l'acqua ha sapore. Ricotta. Spinaci tritati, parmigiano grattugiato, generoso, noce moscata, uovo, quando vedi che il colore è uniforme, quindi gli ingredienti si sono ben distribuiti, il ripieno è pronto. E adesso andiamo a fare i ravioli. Spessore sottile, ma non sottilissimo, perché nel ripieno abbiamo ricotta, spinaci, bagnato, altrimenti finisce proprio il tronco. Sei pronta? Sì, io sì, e tu? Io sì, da prima che sono pronta. Non male. Però adesso arrivo lì da meglio, eh. Allora. Vuoi fare la poche? Allora, pieghiamo la sfoglia a metà, così. Lasciando la parte più abbondante di sopra, in modo che possa contenere il ripieno, e pieghiamo la sfoglia per tenere il segno di mezzo sfoglia. Ah, sono qua, ma non ho mica, non è stato tagliato. Pronti? Vuoi tagliarlo? Prova. Vado a prendere una forbice. Come la vuoi, così? No, un po' più giù, un po' più dritto. Riempiamo insieme, tu riempi di qua e io riempio di là. Sì, bene. Bello. Che onore. Sei alla metà, sei sicura? Sì. Quindi se uno, lo so, bene. Ti do anche quello perché se per caso ti serve, sai che io faccio alla vecchia. Già ho il mio cucchiaio che mi ha regalato un amico. Prima era un allievo, poi è stato, adesso è un amico. Già, non so bene che dico. Nicolas. Ciao Nicolas. Ciao a tutti i ragazzi che siete sparsi per il mondo e tenete alta la bandiera. Una volta noi si faceva così quando vinceva il sac à poche. Così. Ma noi per questo insegniamo col sac à poche, perché oggi è più difficile che sappiano già lavorare
col cucchiaio. Noi una volta facevamo così, quello là non ce lo mettiamo, no, dice? Direi di no. Va bene, allora non ce lo mettiamo, non ce lo mettiamo. Lo metto? Dai, 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 che ce ne metto un goccino, dai, dai. Così facciamo uno scarto meno. Allora tiriamo su la nostra copertina. Voilà. Tutti ben coperti. Che non prendiamo del freddo. Esatto. Oh, restate con noi e iscrivetevi al canale YouTube VSB Bologna Alessandra Spisli. Cominciamo, pronti? 1, 2, 3, pronti? Via! E chiudiamo tutto attorno ai ripieni, lasciando una bella pancina bella tondina. Per questo devono essere dritti, eh? Ah, poi quando li andiamo a tagliare, se no, un pasticcio. Ci sto. Com'è? Allora, tu guarda che ci sia tutta l'aria uscita, cioè che non ci siano dei bei, come questo. Vedi che c'è un bel po' di aria, forse. Però va bene, lo vedremo dopo. Adesso abbiamo capito perché si deve fare simmetrica. Allora, guarda, volevo farti vedere bene cosa succede, perché se rimane dentro dell'aria, l'aria si scalda molto più rapidamente del ripieno, e allora dopo cosa fa? L'aria calda fa l'effetto mongolfiera. E allora come si fa? Lo buco. L'aria esce, altrimenti l'aria calda si gonfia e scoppia tutto, va dentro, la pentola. Disastro. No, si apre e va tutto il ripieno per l'acqua. E ci perdiamo tutto il ripieno, da cosa viene fare del mio lantro? Ah, non l'hai finito, dove non arrivano i figli arrivano le mamme, così succede. Non mi abbandonare! Ma non ci penso neanche. Voilà! Va bene, a posto. E ravioli? Così? E ci vediamo alla prossima. Va bene, ravioli con gli spinaci.